Nei primi 6 mesi del 2021 in Toscana sono state raccolte 82.642 unità di sangue, lieve aumento rispetto agli anni scorsi nonostante le difficoltà collegate all'epidemia di Covid. Tuttavia anche i consumi sono in aumento, come ha spiegato il presidente della regione Eugenio Giani insieme all'assessore alla salute Simone Vezzini e i presidenti toscani di Avis, Fratres e Ampas. Il sistema sanitario sta recuperando le liste di attesa anche per gli interventi chirurgici, senza contare che sul territorio ci sono centri di eccellenza che attraggono pazienti anche da altre regioni. Di qui l'appello a donare il sangue prima di andare in vacanza e anche al ritorno. Il donare prima e anche dopo è importantissimo perché a tutti deve essere garantita l'accesso alle cure e pertanto non ci si può riposare durante la vacanza, in quanto i donatori e le malattie purtroppo non prendono riposo. La risposta dei donatori è importantissima perché i donatori ci sono e nelle nostre associazioni stanno rispondendo. Abbiamo delle difficoltà per quanto riguarda eventualmente con la professione di specialisti, però di fatto effettivamente ci stiamo lavorando. Chiaramente noi associazioni siamo attive dal punto di vista della promozione, della chiamata dei donatori, non andiamo in ferie, continuiamo a chiamare i donatori anche in questi giorni facendo un appello accurato a che vadano a donare. Devo dire, non hanno mai smesso, non hanno smesso nemmeno nel periodo più buio del lockdown. Per donare basta avere fra i 18 e i 65 anni, pesare almeno 50 kg ed essere in buona salute. La donazione viene effettuata nel pieno rispetto delle misure anti-Covid. Ecco il nostro appello ai donatori di sangue, ma non solo, anche a chi non l'ha mai fatto, proprio perché con questo dà qualcosa di più autentico a tutti gli altri e alla propria comunità. E io manderò una lettera all'apertura della scuola a tutti i ragazzi di 18 anni che raggiungono la maggiore età, perché tengano presente questa opportunità, che è un modo per dare agli altri qualcosa che è lo spirito del volontariato, che in Toscana lo spirito della gratuità e dell'altruità caratterizza la nostra regione rispetto alle altre. Il sistema della donazione ha tenuto in questi mesi e quindi bisogna esprimere innanzitutto un grande ringraziamento ai donatori, un grande ringraziamento alle associazioni che organizzano, promuovano, sostengano attraverso il volontariato la donazione, un grande ringraziamento all'attività dei centri trasfusionali e del Centro Regionale Sangue, che tutti questi elementi costituiscono il sistema che garantisce la donazione nella nostra regione. Attualmente i donatori attivi in Toscana sono circa 140.000.